Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle differenze tra VPN e proxy. Allora, entrambe fanno la stessa cosa, cioè nascondono l'indirizzo IP. Ma le similitudini tra VPN e proxy finiscono qui. Allora, VPN. Prima cosa, VPN è system based, che vuol dire che è basata sul sistema. Quindi, che tu usi la VPN quando sei collegato con la VPN per navigare, o piuttosto che vedere un film, o giocare in streaming, o una telefonata, tutti i dati vengono criptati. Qualsiasi dato tra te e internet viene automaticamente criptato con una VPN. Adesso il proxy. Con il proxy invece è application based, cioè funziona solo sulle applicazioni. Quindi, se io uso un proxy sul browser, sarò, dipende che tipo di proxy, più o meno protetto. Se però, chiaramente, non so, prendi il telefono, per esempio, che ha le applicazioni sul browser, posso impostare il proxy, però poi, che so, per esempio, YouTube, l'applicazione di YouTube, che non posso impostare un proxy, non sarà protetta. O comunque. Il problema nasce proprio qui. I proxy ne esistono principalmente di tre tipi. Il primo, HTTP, che non è assolutamente protetto, perché HTTP trasmette i dati su internet in chiaro. Quindi il provider, cioè il fornitore del proxy, può iniettarti dentro il tuo traffico dati la pubblicità. Ecco perché sono gratuiti. Poi esiste il proxy HTTPS. Ecco, con il proxy HTTPS i tuoi dati vengono cifrati perché con l'HTTPS è come se fosse una connessione immaginaria diretta tra te e il sito internet. Quindi tutti i dati vengono criptati. Ma c'è anche qui un ma. Il tuo provider, se usi il DNS del tuo provider o come per esempio l'uso io, il DNS di Google, può vedere su quali siti stai andando, non può leggere il traffico, però può vedere su quali siti. Poi esiste il proxy socket 5. Questo invece può funzionare con diverse applicazioni, non solo le applicazioni web, ma anche in questo caso non ti fornisce nessun tipo di sicurezza, perché i dati non vengono criptati di fatto. Quindi alla fine di tutto, la VPN ti garantisce maggior sicurezza. Ora, se il tuo obiettivo è raggiungere di essere, come dire, navigare sicuri o anonimi o comunque in un ambiente più protetto, l'opzione non può essere un proxy. Ci sono delle liste di proxy che adesso ti faccio vedere. Questa è HTTP. Questo è HTTPS e questo è dei socket, che sono più o meno gratuiti, alcuni sono anonimi, però in tutti i casi il servizio di sicurezza è veramente, veramente blando. Un'altra differenza che ci può essere tra utilizzare una VPN e un proxy, per esempio, è la velocità. Solitamente il proxy è un po' più veloce della VPN proprio perché non cifra i dati, però anche questo è in base a quale tipo di proxy ti colleghi, perché se ti colleghi a un proxy, uno scassone, la velocità comunque sarà, insomma, non proprio eccellente. Rispetto poi alla VPN, se poi usi un servizio tipo NordVPN, che se vuoi ti puoi iscrivere grazie al link in descrizione, io ho fatto dei test, io la uso da quando ho fatto l'abbonamento, la uso sul computer, sui cellulari, su qualsiasi cosa, la attivo, cioè collegato, la lascio lì e basta. E nonostante io ho provato diversi speed test, collegamento con l'Italia, con l'Australia, con l'America. Ora con l'Australia la differenza si vede, ma per esempio con l'Italia la velocità non mi cambia, con l'America cambia di una cinquantina di mega la velocità. La velocità senza la VPN, la mia è circa 980-990 megabit. Download, quando mi collego con l'America, è
50 mega meno, insomma, poca roba. Con l'Australia invece è qualche centinaio di mega, poi dipende se è Sydney, Melbourne, Perth, eccetera. Dipende insomma dal luogo, però tuttavia è buona la velocità, nonostante tutto, sia in VPN. Poi molto probabilmente dipenderà dal tipo di computer, se è un computer veloce o con la GPU, perché il browser, se hai la GPU, come ben sai, usa anche la velocità della GPU, quindi risulta più veloce. Tuttavia, ecco, spero che questo video ti sia stato utile per chiarirti qualche dubbio tra le differenze tra una VPN e un proxy, e alla fine vince sempre la VPN. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, lascia un mi piace, che un mi piace non ti costa niente, ma aiuta me per capire se un argomento è stato di gradimento, in questo caso a te che lo stai guardando, oppure no. Così che io posso sempre, o cerco di fare dei video sempre, come dire, piacevoli, che possono piacere a un pubblico interessato alla tecnologia, in questo caso alle reti. Ti ringrazio e al prossimo.